nelle puntate precedenti. Cioè che la tua futura moglie è proprio un bel puttanone. Praga, partono per Praga. Hai mandato lui? Ma sei impazzita? Ha mali estremi, estremi rimedi. Prendi tutti o mi sparo. Mi prego, non decida. Voglio il telefono. E non lo trovo più. Ora conto fino a tre e ti uccido. Voglio il tuo telefono. Uno, due. Sei sicura che partano per Praga? Sì. Di a Sputnik di tenerli sotto sequestro fino a nuovo ordine. Subito. Nessuno va da nessuna parte senza il mio permesso! Ma chi cazzo sei, Conte? E tra... Uccidi me! Tanto stereotipo in più, stereotipo in meno, cosa cambia? Sei impazzito! Nei film il nero muore sempre per primo. Effettivamente è sempre il primo. Vuoi davvero che ti uccida solo per alimentare un cliché? Sì! Cioè, no, no! E allora perché? La mia ragazza si fa i cinesi su Pornhub e io la stavo pure per sposare quella. Oh, povero cornutino. Sì? Sì. Ok, glielo dico. Grazie. Era Sputnik. Cosa dice? Rinuncia all'incarico. Che cosa? Rinuncia anche ai soldi. Dice che sono proprio dei bei ragazzi. Io l'ho sempre detto che era come Darko. Maledetto Kung Fu Panda! Dobbiamo fermarli! Subito! Oddio, chi è adesso? Non lo so. E se fosse un altro rapinatore? E cos'è? Ci sono i saldi per i rapinatori. Comunque per sicurezza apri tu. Perché io? Perché stai insieme a una psicopatica. Sei destinato a una vita di infelicità e sofferenza. Quindi sacrificati, è stato bello, addio. E va bene, addio. Oppure apriamo insieme. Se ha la pistola gli saltiamo addosso e gliela togliamo. Sei pronto? So già che moriremo. Uno, due, tre. Ciao ragazzi. Oh, la Madonna, che figone! Chi di voi è Daniel? Sono io! Sono io! Sono io, Mascheri! Prego, gradisci qualcosa da bere? Non c'è tempo, mi manda tua nonna. Sei in pericolo. C'è un posto sicuro dove possiamo parlare? La camera da letto è il posto più sicuro per tromba. Parlare. Roberto ha ingaggiato un criminale molto pericoloso e presto sarà qui. Ninna nanna ninna oh, questo cornutino a chi lo do? È già qui. Shhh, che si è appena addormentato. Ricordate, lui lo voglio vivo. Gli altri si oppongono resistenza. Uccideteli. Ehi, ehi! Tutto bene, tesoro? Come ti senti? Dopo il tuo colpo in faccia e quello di Jacopo, diciamo come un milkshake alla merda. Le vuoi due coccoline? No, grazie, sto bene così. Oh, dovresti provare la sua ninna nanna. Ti avvolge, ti scalda, ti fa fare tanti bei sonnellini. E non sogni neanche l'uomo nero. Dai, cornutino, così mi imbarazzi. Perché non gli canti una bella canzoncina di Natale? Magari Last Christmas? E va bene, solo per voi. Last Christmas I gave you my ass. Scusate se interrompiamo questa magnifica gay list di Spotify, ma abbiamo un problema. Roberto vuole impedirvi di partire per Praga ad ogni costo. E tu come fai a saperlo? Una delle sue amiche è una talpa che tua nonna ha fatto infiltrare nel suo gruppo. Quindi tutto questo casino è colpa di Roberta. E pensare che una volta tornato da Praga le avrei chiesto di sposarmi.
Aia, ma perché? L'esperienza del tuo Black Sensei non ti ha insegnato nulla, Daniel-san? Sì, a farmi ciulare la tipa dai cinesi. Mi dissocio. Piuttosto, ora cosa facciamo? Ho un'idea. Chloe, Crystal, coprite le scale. Lara, prendi l'ascensore di destra e vai ai parcheggi. Io vado all'ultimo piano. Ok, d'accordo. Ok, raga, tutto chiaro? Andiamo. Fermo dove sei. Eccola, la mia psicopatica preferita. Mani in alto, è finita. Vai Biancaneve, vai a cercare i nani. Fai un passo e ti sparo. Non vedi che sono grande, grosso e nero? Io ho una pistola. E io un basilisco. Cosa? Il basi non è roba per tutti. Giù la pistola, Crystal. Mi stai simpatica, non vorrei farti del male. Cugina? Cugino? Carina l'idea della VPN. Stai rosicando che non sei riuscita a bucarla, eh? Resto comunque la migliore, la più intelligente della famiglia. Lei chi è? Lavora per la nonna. Mai vista. Comunque sbrigatevi, non rimane più tempo. Ok, andiamo. Oh, cugino? Sì? La prossima volta, non metterti quella prima che te la dà. Ci proverò. Cazzo, mi ha fottuto il ketchup. Tanto non mi sfuggi! So che non ha senso, ma ho voglia di baciarti. Che cosa? Credi nel colpo di fulmine? Credo di più nel colpo di culo. Se fosse la donna della tua vita? Non penso sia il momento giusto per farci delle domande esistenziali. Beh, allora baciami. Bastarda, ti ammazzo! No! È proprio che mi tradivi! Parti, parti, parti! Scappiamo a piedi! Non ti muovere o ti taglio le palle. Pensavate di essere gli unici ad avere una talpa? Jacqueline, ottimo lavoro. Mi avrebbe baciata. È come tutti gli altri, uccidilo! C'è solo un piccolissimo problema. Io non sono Daniel. Io sono... Ta-da! Fottute! Dove la porto, signorina? Sono a Stella. L'aeroporto va benissimo. Andiamo! Fine, aspetta! In quel video non ero io. A me sembravi molto tu. Ma è stato il mio ex. E come avrebbe fatto? Deepfake. Fine, dobbiamo andare, non c'è più tempo. Amore, ti prego, io ti amo. Fine, non c'è più tempo! Mi dispiace, Paola. Addio. Bella Praga, vero? Peccato che non ci siamo mai stati. Abbiamo pubblicato la storia solo per attirare la psicopatica nella nostra trappola, che ha subito abboccato. Una volta partita per Praga, abbiamo chiesto un favore a un amico, che ha un amico, che ha un cugino che lavora allo smistamento bagagli di Praga. E abbiamo fatto inserire nella sua valigia qualche chilo di bamba. Con una telefonata anonima, abbiamo segnalato all'aeroporto una possibile terrorista. Controllati i bagagli, l'hanno immediatamente sbattuta dentro. E questa è la storia di come ci siamo liberati di quella psicopatica di Roberta e siamo quasi scappati a Praga! E grazie a tua cugina
abbiamo scoperto che quel video era davvero un deepfake. Facciamo un bel brindisi a Fai che si sposa! Canta una canzoncina? Magari tra un paio di bottiglie. Ah. Oh, sono arrivate le pizze. Vado io? I'm back, bitches. Raga, non parlate che non dite cose strane che succedono nel backstage. Every season, till the end of the world, every moment. Io la prendo. I was chasing the shadows. They were slipping right out of my way. Now I know where I stand. Call it amazing. Vai Roby, fai così. Il base non è roba per tutti.